In mostra alla Biblioteca Oriani le opere più recenti dei giovani artisti dell'Accademia di Belle Arti di Ravenna. Opere in cui il mosaico evita il cavalletto e si ispira alla vita di ogni giorno, dove il mosaico gioca a incuriosire chi guarda e a sorprendere. L'arte non insegna nulla, tranne il senso della vita. Partiamo da questa citazione per raccontare questa mostra che racconta del mosaico e come il mosaico sia vita e come sia vivo. È vivo, ma in questo caso è stato oscurato proprio attraverso una piccola grata, per cui è il mosaico visto attraverso un mosaico degli occhi. E questo oscuramento non vuole essere una protesta, vuole soltanto attirare l'attenzione su alcuni problemi e alcuni accadimenti di questa città, e soprattutto vogliamo aiutare le istituzioni a gestire meglio il suo patrimonio, e un patrimonio come la Scuola d'Arte del Mosaico, che è anch'esso un patrimonio di questa città. Quindi ci interessa attirare l'attenzione proprio su questo e su una gestione che alcune volte non è sempre lungimirante. Se vuole posso fare qualche esempio, no? Per esempio, Ravenna ha un patrimonio di cartoni musivi, di copie, di una gipsoteca, sono perdute per scuole e per varie istituzioni. Da anni cerchiamo di mettere assieme queste competenze e queste proprietà per dare a Ravenna quello che dovrebbe essere una gipsoteca, quello che dovrebbe essere un museo dei cartoni e dei mosaici. Purtroppo non riusciamo mai in questo intento, e per questo vogliamo riuscire ad aiutare le istituzioni a migliorare e a gestire meglio quello che è il loro patrimonio. Quindi, tornando invece all'esposizione e all'allestimento della mostra qui a Loriani, sottolineiamo il fatto che non è un burka, cioè che le opere in mosaico non sono coperte da un burka, ma bensì è semplicemente un modo per far vedere il mondo dell'arte attraverso gli occhi del mosaico. Attraverso gli occhi del mosaico, tant'è che noi, perché altrimenti diventava una cosa, come dire, iconoclasta, no? Cioè priva di immagini, invece qui le immagini ci sono, addirittura abbiamo questa mostra che vi vede qui alla mia destra, che sono 50 anni della storia di questa scuola sviluppati in 50 metri. Questo sarà un libro che andremo a realizzare quest'anno, che sarà un libro lungo 50 metri, tutto piegato, e diventerà la storia di questi 50 anni. Per cui ci sembra importante anche, come dire, dare vita e voce a queste facce che ci hanno per anni, in qualche modo, hanno contribuito alla vita culturale della città, non solo della scuola.